Sarà capitato a tutti di produrre delle immagini con un lieve o evidente problema di messa a fuoco. Questo può dipendere sia dalla messa a fuoco automatica dall'apparecchio che utilizziamo, sia da una difficoltà obiettiva che possiamo riscontrare nel focheggiare sul nostro dispositivo. Nel video di oggi vi parlo della messa a fuoco, di come si utilizza, di come si può utilizzare sui vari dispositivi per ottenere l'obiettivo che desideriamo, soprattutto di come ragionare su quale deve essere l'obiettivo che desideriamo, e poi vedremo delle tecniche, dei trucchi per migliorare la messa a fuoco per avere un risultato migliore a seconda del caso in cui ci troviamo a operare. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto questo argomento, questo macro argomento che è appunto quello della messa a fuoco. La voglio prendere un po' larga oggi. Cominciamo a stabilire che cos'è la messa a fuoco, che cosa si intende per messa a fuoco. Ora, io non so se portate tutti gli occhiali o meno o le lenti a contatto, però vi sarà capitato di tenere in mano un occhiale di qualcuno o una lente di ingrandimento. Avrete sicuramente notato che nel momento in cui posizioniamo l'occhiale a una certa distanza, la nostra visione è corretta, se allontaniamo l'occhiale, anche se ci guardiamo attraverso, la visione non è più corretta. Ora, la messa a fuoco sulla nostra macchina fotografica funziona esattamente nello stesso modo: abbiamo delle lenti che al variare della distanza dal sensore ci forniscono una messa a fuoco di tipo diverso, laddove in questo caso ovviamente il sensore corrisponde col nostro occhio, quindi al variare della distanza della lente dal sensore noi abbiamo una messa a fuoco differente. A seconda di come spostiamo la lente avremo la messa a fuoco che si colloca in un punto avanti al nostro obiettivo, per cui potremo mettere a fuoco a un metro, potremo mettere a fuoco a 10 metri, a 100 metri oppure a infinito. Ovviamente gli obiettivi fotografici sono tarati apposta per avere una messa a fuoco quasi sempre gradevole, per darci un risultato quasi sempre piacevole, però noi dobbiamo selezionare la distanza corretta a cui mettiamo a fuoco. Vi faccio un esempio banalissimo: in questo momento voi state osservando una ripresa in cui appunto ci sono io, la mia videocamera sta mettendo a fuoco sul mio occhio, io lo vedo perché a display vedo che sta focheggiando sul mio occhio. Poi in ripresa, una volta montato, non si vede, però io vedo che ho un cerchietto intorno all'occhio che mi indica che sta mettendo a fuoco me, quindi la messa a fuoco è automatica in questo momento e sta mettendo correttamente a fuoco l'unico soggetto della ripresa, che alla fine sono io. Per fare questo la mia videocamera sta impostando la messa a fuoco a un metro, perché io sono circa a un metro dal frontale del mio obiettivo, per cui la mia videocamera giustamente sta impostando questa distanza di messa a fuoco in maniera tale da mettere a fuoco quella che è la mia faccia, in particolare il mio occhio, perché ho l'eye detective, quindi mi becca automaticamente l'occhio e mi mette a fuoco sull'occhio. Se la mia messa a fuoco fosse errata, se la mia videocamera mettesse a fuoco a 20 cm o a infinito, io risulterei fuori fuoco, risulterei o completamente sfocato oppure palesemente fuori fuoco, a seconda di diversi fattori che andremo a indagare nel corso di questo video. Possiamo fare riferimento alla messa a fuoco come a quella combinazione di distanze fra lenti o gruppi di lenti all'interno dell'obiettivo che ci permettono di avere il nostro soggetto nitido e a fuoco, come sono io in questo momento. Se guardate lo sfondo è già un po' meno nitido, se guardate il mio dito che io metto qui è un pochino più sfocato, poi la messa a fuoco cambia, vedete in questo momento la mia faccia è un pochettino fuori fuoco perché è a fuoco la mia mano, quindi la messa a fuoco è una cosa che dipende dalla distanza. Nel momento in cui è a fuoco la mia faccia, la mia mano sarà sfocata, nel momento in cui va a fuoco la mia mano risulta sfocata la mia faccia, quindi la messa a fuoco è un punto nello spazio, la messa a fuoco si colloca tra il mio obiettivo e il mio soggetto, quindi è sempre lungo questa linea. Ora, come possiamo fare a gestire questo parametro? Beh, a seconda del device che stiamo utilizzando ci sono ovviamente espedienti diversi. Per esempio, io in questo momento sto utilizzando la Canon EOS R7 e sto utilizzando la messa a fuoco full automatic, che è una delle features che io adoro delle mirrorless. A me le mirrorless non piacciono per fare fotografia, le reputo delle buone videocamere, per cui le utilizzo per questo, e il fatto di potermi muovere, di poter fare quello che voglio, addirittura di potermi coprire la faccia sapendo che la videocamera automaticamente metterà a fuoco da un'altra parte, è una delle cose che mi piacciono da morire di questi nuovi device. In questo caso quindi la messa a fuoco è completamente automatica, è gestita dall'intelligenza artificiale, dal processore della mia videocamera, che decide in autonomia dove mettere a fuoco. Io posso dargli dei parametri, gli posso dire cosa deve fare se entra in campo un secondo soggetto, quindi gli posso dire se deve tenere a fuoco il soggetto che c'era già o switchare sul secondo, gli posso dire se deve mettere a fuoco cercando gli occhi di un volto umano oppure se deve cercare un'automobile, magari ci sto riprendendo una corsa automobilistica. Ci sono una serie di parametri che gli posso dare e la mia videocamera cercherà automaticamente di compensare qualsiasi cosa si venga a trovare dentro nel frame. Questo è un tipo di tecnologia che bene o male conosciamo già tutti, perché deriva da tecnologia che ci portiamo in tasca tutti quanti tutti i giorni. I nostri telefoni cellulari hanno anch'essi un minimo di messa a fuoco e anche loro hanno un'intelligenza artificiale che va a riconoscere delle scene preimpostate e va a mettere a fuoco determinate aree o determinati soggetti
a seconda di quella che è la loro rilevanza all'interno del frame. Questo è grosso modo come funziona la messa a fuoco automatica. Noi possiamo gestire questo parametro anche manualmente, però nel caso in cui stiamo utilizzando una fotocamera o videocamera professionale avremo sicuramente un anello sul barilotto dell'obiettivo e quindi possiamo andare a ruotare questo anello per spostare il punto di messa a fuoco nello spazio e averlo magari più vicino o più lontano rispetto a dove si trovava precedentemente. Ora tenete conto che io sto usando la messa a fuoco automatica perché me lo posso permettere, perché questa è una ripresa statica. Ci sono molti contesti dove il fuoco deve ancora essere fatto manualmente perché ci sono dei cambi di fuoco voluti, magari un pochino più registici, cinematografici, dove non posso fare affidamento sull'automatismo della fotocamera. Mettete per esempio il caso in cui io volessi passare il fuoco dal microfono a me stesso. La camera non la farà mai questa cosa perché andrà sempre a riconoscere il viso e quindi rimarrà fissa su di me. Se io voglio fare un cambio di fuoco tra un oggetto inanimato presente in ripresa e un soggetto vivente sempre presente in ripresa, lo devo fare manualmente. Quindi esistono dei casi in cui questo cambio di fuoco va fatto manualmente. Questo è un caso un pochino più professionale. Sui cellulari facciamo fatica a fare una cosa del genere, anche se è possibile toccare la parte che vogliamo mettere a fuoco anche sui nostri cellulari. Il cellulare non ha un grandissimo sfocato, quindi non si percepirà tanto la differenza, però un minimo di messa a fuoco si può gestire anche sul cellulare. Ovviamente se volete fare cose più avanzate io consiglio di dotarvi di qualcosa di un pochettino più professionale. Questo proprio per il fatto che il cellulare nativamente, diciamo che ha molta difficoltà a sfocare le cose. Questo dipende dalle dimensioni del sensore. Dovete sapere che la dimensione del sensore influenzerà in maniera diretta la quantità di immagine che sarà a fuoco nelle nostre foto. In sostanza, ve la faccio breve, un sensore molto grande andrà a rendervi delle immagini con una profondità di campo molto ridotta. Per profondità di campo intendiamo la porzione a fuoco dell'immagine. Un'immagine non è quasi mai tutta a fuoco. Esistono le immagini completamente a fuoco, però è raro. È più probabile che ci sia una porzione a fuoco e una porzione meno a fuoco. Per esempio, in questo momento vedete che sono a fuoco io, il mio backdrop è un po' meno a fuoco. Se io faccio questo, a fuoco c'è solo la mia mano, vedete che già la mia faccia dietro non è a fuoco e lo sfondo men che meno. Io tolgo la mano e torno a essere a fuoco io. Quindi la profondità di campo in questo momento è solo sulle mie dita. In questo momento la profondità di campo è su tutta la mia persona. Ovviamente questa profondità di campo è influenzata da diversi fattori. Questi fattori possono essere parzialmente o completamente modificati a seconda del mezzo fotografico che stiamo utilizzando. Per esempio, se io volessi sfocare lo sfondo sulla mia fotocamera, potrei farlo, potrei sfocarlo maggiormente utilizzando degli espedienti. Con il mio telefono farei molta più fatica a ottenere lo stesso sfocato. Proprio per questo motivo, di recente, molti cellulari hanno introdotto la modalità ritratto, o magari su diversi modelli si chiama in un modo diverso. È una modalità che permette, con un algoritmo ovviamente, perché non è una cosa ottica, se stiamo usando una videocamera o una fotocamera professionale abbiamo la possibilità di muovere le lenti e di farlo in maniera ottica, quindi è più pulito e più bello. I cellulari ci danno la possibilità di farlo in maniera digitale, quindi riconoscono un soggetto, mantengono a fuoco solo il soggetto e sfocano digitalmente tutto quanto lo sfondo. Il sensore del cellulare è molto piccolo, quindi rispetto al sensore APS-C che sto usando io adesso o a un sensore full frame, mi dà una profondità di campo che è molto maggiore. Quindi questo può anche essere un vantaggio, perché non tutti vogliono lo sfondo sfocato. Se vogliamo lo sfondo sfocato è meglio un sensore più grande, ma se vogliamo tutto a fuoco, come spesso capita, è molto meglio avere un sensore piccolo, anche se questo ci restituirà un'immagine di qualità nettamente inferiore. Quindi in realtà riusciamo a fare questa cosa con qualunque mezzo fotografico stiamo utilizzando, perché nel momento in cui utilizziamo una fotocamera possiamo ridurre la profondità di campo con degli espedienti fotografici, ma se stiamo utilizzando un cellulare possiamo fare la stessa cosa digitalmente. Quali sono questi espedienti che possiamo utilizzare? Allora, dovete sapere che la messa a fuoco, in particolare la profondità di campo, è influenzata da diversi fattori. Il primo fattore che prendiamo in esame è l'apertura. L'apertura ci dice sostanzialmente quanta luce è in grado di penetrare e raggiungere il nostro sensore, quindi si tratta fondamentalmente del diametro del nostro diaframma. Noi possiamo variare questo diametro, quindi andare ad aprirlo o a chiuderlo. Ovviamente in base alla costruzione della lente ci sarà un minimo e un massimo, non possiamo cambiarlo quanto vogliamo noi. Di solito si va da un minimo che è di
F3.5 o F4 ha un massimo che di solito è di F16, F22. Gli f-stop, gli stop sono l'unità di misura con cui noi andiamo a contare di quante unità stiamo aumentando o diminuendo l'apertura della nostra fotocamera. Questa è una cosa che si fa per regolare l'esposizione, nel senso che noi andiamo a variare l'apertura e altri parametri per variare l'esposizione, la quantità di luce che abbiamo in ripresa. Però questo ha effetto anche sulla messa a fuoco. Infatti, se noi abbiamo un'apertura grande, quindi manteniamo il diaframma completamente aperto, avremo una porzione di immagine messa a fuoco molto piccola. Quindi a una grande apertura, come può essere F1.2, corrisponderà una piccola profondità di campo, per cui con una grande apertura io farò fatica a mettere a fuoco sia il mio naso sia lo sfondo. Viceversa, con un'apertura piccola, se vado a F16, avrò perfettamente a fuoco tutto il fotogramma, quindi dal mio naso fino al mio backdrop. Di nuovo, questa è una cosa che sul cellulare non si può fare, perché il cellulare il diaframma vero e proprio non ce l'ha. Il cellulare funziona semplicemente andando a compensare con gli ISO e con i tempi di scatto, ma un diaframma fisico sul cellulare il più delle volte, salvo casi particolari, non esiste. Quindi la possibilità di gestire l'esposizione e la messa a fuoco sul cellulare in questo modo noi non ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo solamente nel momento in cui usiamo un mezzo fotografico evoluto o semi-evoluto. Un altro fattore che influenza la profondità di campo è la lunghezza focale che utilizziamo. Questo è semplicemente un fatto fisico. Non ho una formula matematica né una formula magica da darvi, ma prendete per buono quello che vi dico. Se noi stiamo utilizzando un grandangolo, quindi una lente con un angolo di campo ampio, la porzione di messa a fuoco della nostra foto, la profondità di campo della nostra foto sarà più ampia, sarà molto più a fuoco una foto scattata col grandangolo piuttosto che una foto scattata con un teleobiettivo. Viceversa, se scattiamo una foto con un teleobiettivo, quindi con un angolo di campo più stretto, banalmente un obiettivo che prende le cose lontane e le fa sembrare più grandi, avremo una profondità di campo inferiore. Quindi se stiamo fotografando un paesaggio col grandangolo, questa foto tenderà ad avere gran parte dei dettagli a fuoco naturalmente, semplicemente per il tipo di lente che stiamo usando. Viceversa, se stiamo facendo bird watching e stiamo scattando con un obiettivo molto lungo un uccellino in lontananza, questo uccellino tenderà a essere a fuoco lui e avere lo sfondo molto sfocato. Questa è proprio una proprietà fisica del tipo di lente che stiamo utilizzando. Ovviamente anche questa proprietà fisica è influenzata dalle dimensioni del sensore, nel senso che un sensore piccolo produrrà comunque delle immagini con meno sfocato rispetto a un sensore grande, anche a parità di lente. L'ultimo aspetto che regola la profondità di campo e la messa a fuoco è proprio la distanza di messa a fuoco, ovvero in questo momento voi vedete che io sono a fuoco e lo sfondo è lievemente sfocato, ma non tanto. Ora guardate cosa succede allo sfondo nel momento in cui io faccio questo. Vedete che ora il fuoco è sulla mia mano e lo sfondo, adesso continuate a guardare lo sfondo, io tolgo la mano e vedete che lo sfondo risulta molto più sfocato nel momento in cui io metto la mia mano davanti. Questo perché? Perché sto allontanando il punto di messa a fuoco dallo sfondo e lo sto avvicinando alla fotocamera. Ora, questo che cosa ci dice? Nel momento in cui io metto a fuoco qualcosa di vicino alla fotocamera, lo sfocato tenderà a essere maggiore. Nel momento invece in cui io vado a mettere a fuoco allontanandomi dalla fotocamera, quindi vado verso i 3 metri, 5 metri fino a infinito, la porzione di messa a fuoco risulterà maggiore, la porzione di messa a fuoco tra il soggetto e lo sfondo. Quindi nel momento in cui io voglio lo sfondo sfocato, cerco di avere il mio soggetto vicino alla fotocamera e lontano dallo sfondo. Vi faccio un esempio, il primo che mi viene in mente: se io voglio sfocare lo sfondo non mi addosso a una parete, perché se io mi addosso a una parete saremo a fuoco sia io che la parete. Invece se io mi metto dietro uno spazio aperto, ampio, io sarò a fuoco, posto ovviamente che la messa a fuoco sia su di me, però se mi metto dietro uno spazio ampio, io sarò a fuoco, lo spazio ampio dietro di me, che è lontano da me, più lontano di un muro, avrà uno sfocato maggiore. Quindi questi sono fondamentalmente i tre fattori che influenzano la profondità di campo, ovvero la porzione della nostra fotografia che rimane a fuoco. Ora, va anche detto che esistono diverse teorie a questo riguardo, una in particolare che vi cito, che non mi vede molto d'accordo nell'utilizzo, è una teoria che è vera ma non mi vede molto d'accordo nell'utilizzo, è quella dell'iperfocale. Vi ho detto che la distanza di messa a fuoco influenza la percezione della nostra fotografia della profondità di campo. Questo che cosa significa? Banalmente, se io sto scattando dal mio punto di ripresa
e metto a fuoco in questo punto, risulterà che io sono lievemente sfocato perché sono più indietro del punto di messa a fuoco, che quindi è sul mio microfono. Ora facciamo un esempio: se io mi trovo dove sto e quindi il mio punto di messa a fuoco è qui in questo momento, risulto perfettamente a fuoco. Nel momento in cui io faccio questo, vedete che il punto di messa a fuoco si è spostato più vicino alla fotocamera e quindi io dietro di essa risulto sfocato. Ora la profondità di campo sulla mia mano è inferiore rispetto a quella che c'è sul mio viso perché è più vicina alla fotocamera. Sostanzialmente, se io avvicino la mano, la mia profondità di campo è pari più o meno allo spessore del mio dito, quindi è tanto così. Se io invece torno indietro e vengo a fuoco io, adesso la mia profondità di campo va dal mio occhio fino alla fine della mia testa, quindi è una spanna. Capite che cosa significa questo? Significa che all'aumentare della distanza dalla fotocamera aumenta anche la profondità di campo. Ora, la teoria dell'iperfocale stabilisce correttamente che esiste un particolare punto della nostra lente in cui, giocando con il diaframma e con la distanza, noi sappiamo per certo che da un punto A all'infinito abbiamo tutto a fuoco. La teoria è corretta, soltanto che quello che io contesto è che non ci serve a niente saperlo, perché nel momento in cui io sto facendo una ripresa e il mio soggetto è... Io in questo momento sono a un metro, quindi io in questo momento sono a un metro e lo sfondo è parzialmente sfocato. La teoria dell'iperfocale mi direbbe: se vuoi essere a fuoco sia tu che lo sfondo, vai indietro di 10 passi e così sarete a fuoco tutte e due. A me non serve a niente, capito? Perché il mio spazio è questo, lo spazio dato è questo qui, quindi io andrò ad agire prima sul diaframma per ottenere questo risultato, ma se agire sul diaframma non basta, se chiudere a F8 non basta per avere tutto il fotogramma a fuoco, è inutile basarsi sulla teoria dell'iperfocale che dice se ti sposti indietro di 10 metri allora ci riesci ad avere tutto a fuoco, perché io non posso spostarmi indietro di 10 metri. Non so se sono riuscito a essere chiaro su questo punto, vi aspetto nei commenti se volete ulteriori delucidazioni su questo particolare punto, perché mi rendo conto che non è per niente facile da seguire questo ragionamento, per cui se vi interessa un approfondimento vi invito a farmelo sapere, così che posso anche tarare i miei contenuti su quelle che sono le vostre preferenze. Vi parlo invece però di una tecnica che secondo me è molto migliore per quanto riguarda questo tipo di ragionamento, ovvero se io voglio avere tutto quanto a fuoco, è una teoria fotografica questa ovviamente, non video, se io voglio avere tutto quanto a fuoco, quindi sto facendo una foto e voglio avere a fuoco sia il soggetto in primo piano sia lo sfondo, quello che faccio è un'altra cosa, uso la tecnica del focus stacking invece dell'iperfocale. È molto più affidabile, è più complicata, è più difficile da mettere in pratica perché richiede della post-produzione, richiede un intervento da parte nostra, mentre la teoria dell'iperfocale richiede solamente che ci calcoliamo la formuletta per sapere che se vogliamo tutto a fuoco il nostro soggetto deve essere almeno a tot metri, però questo va a influenzare la nostra composizione e anche la nostra creatività. Io sono completamente in disaccordo sull'utilizzo dell'iperfocale, mentre se utilizziamo la tecnica del focus stacking cambia tutto, perché a quel punto io dico: io sto facendo un paesaggio, ho una bella margherita qui in primissimo piano e poi ho le montagne dietro a infinito, e io riesco a mettere a fuoco entrambe le cose. Con l'iperfocale non ci riuscirei, perché l'iperfocale mi direbbe: la margherita in primo piano non la puoi avere, ti allontani tantissimo, lasci che la margherita diventi piccolissima perché sei lontano dalla margherita, quindi la margherita si perde contro le montagne. A quel punto la teoria dell'iperfocale ti dice: adesso sia il punto della margherita sia il punto delle montagne più indietro possono essere entrambi a fuoco. Ha condizionato la mia creatività, mi ha fatto fare una foto meno bella. Invece teoria del focus stacking dice che se io ho la mia margherita in primo piano e uno sfondo molto lontano, io metto la mia fotocamera su un cavalletto, metto a fuoco la mia margherita in primo piano, faccio una foto. Poi sposto la messa a fuoco un po' più indietro, faccio una seconda foto. Poi sposto la mia messa a fuoco a infinito, faccio un'altra foto ancora. Io dico 3 foto, ma possono essere 5, possono essere di più, a seconda della lente e della scena che avete di fronte. Fate tutte le foto in maniera tale da avere ogni porzione della foto a fuoco. Dopodiché esiste una funzione di Photoshop o di altri software di editing di immagini, più o meno si equivalgono ormai, anche se io tendo a preferire Photoshop e Lightroom. C'è una funzione fatta apposta che prende solo le porzioni a fuoco di queste immagini e quindi ce le compatta in una singola immagine che è perfettamente a fuoco dal punto di messa a fuoco fino a infinito. Questo è molto, ma molto più efficace, intanto perché ci permette di fare la composizione che vogliamo e poi perché è una cosa ragionata, mentre con la teoria dell'iperfocale semplicemente dovremo limitarci a obbedire ai limiti tecnici della nostra strumentazione. Ok, il mio obiettivo per avere tutto a fuoco mi obbliga a stare indietro di tot metri, allora mi metto indietro di tot metri. Oppure il mio obiettivo per avere tutto a fuoco mi obbliga
obbliga a usare un diaframma che non mi piace come F16 o F22, io non voglio scattare F22, voglio scattare tra F8 e F11 perché lì ho la massima nitidezza. Però se il mio obiettivo mi costringe perché non riesco ad avere tutto a fuoco, faccio questo compromesso. Questa è la teoria dell'iperfocale. Io francamente non la uso, non mi piace, non ve la consiglio. Può essere comoda nel momento in cui dite sono di fretta, devo fare uno scatto solo. Sì, quello è vero, però non è il modo migliore di lavorare. Secondo me il modo migliore di lavorare, se volete fare una cosa fatta bene, è di utilizzare il focus stacking. Ovviamente questo è un problema che sul cellulare non si pone, perché il cellulare, come detto, ha un sensore così piccolo che è difficile che sfochi qualcosa. Quindi basta non usare le modalità a ritratto o comunque le modalità che sfocano lo sfondo, e col cellulare avremo automaticamente tutto a fuoco, quindi non abbiamo questo problema. Questo è un problema che avremo solo su una strumentazione fotografica dedicata e un pochettino avanzata. A questo punto io spero che il video bene o male vi sia piaciuto, che abbiate trovato degli spunti interessanti, che vi invito a condividere con me nei commenti. Fatemi sapere se c'è qualche aspetto che vorreste approfondire, fatemi sapere se avete dubbi, domande, curiosità, se lavorate in modo diverso, se voi usate l'iperfocale fatemi sapere perché la usate, come vi trovate, c'è qualcosa che non ho capito, perché a me non piace, spiegatemi come mai a me non piace, ditemi che cosa posso fare per implementare anche la teoria dell'iperfocale all'interno del mio lavoro, perché se mi salta fuori un qualcosa che riesce a migliorare il mio flusso di lavoro, io sono il primo ad accogliere qualsiasi suggerimento. Diciamo che per il momento questa tecnica non è riuscita a trovare un posto nel mio flusso di lavoro. A questo punto vi ricordo anche di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io guardo gli insights, molti di voi sono utenti che tornano a vedere i miei video ma non si sono ancora iscritti. Se vi iscrivete non rischiate di perdervi i contenuti e fate anche meno fatica ad andarveli poi a recuperare. Il bottone è proprio qui sotto e la campanella è proprio di fianco. Se invece siete dei veterani dei miei contenuti, vi invito solamente a lasciare un bel like a questo video, lasciatemi anche un commento, sia per l'algoritmo sia perché magari avete delle curiosità. E signori, io vi do appuntamento al prossimo video.